Il microfono sarà ascoltare loro senza cuffie. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buonasera, siamo qui in diretta ancora dalla Fabbrica del Vapore, seconda diretta per il Milano Fringe Off Festival. Adesso dovrei averlo detto nella maniera, secondo me era Fringe Festival Milano Off in realtà. Adesso è intercambiabile. Di domenica impareremo quali sono la sequenza delle quattro parole. Poi parliamo del film e tutto. Di fianco a me Barbara Risi, conosci Barbara Risi, parli di teatro. Con noi due ospiti. Abbiamo due ospiti. Allora abbiamo Fulvio Crivello. Ciao a tutti. E Sandro Cucquini. Sono praticamente l'autore dei testi e delle musiche di un musical che verrà presentato qui proprio la sala superiore, Sound of Space, la sala musical della Fabbrica del Vapore. Si chiama il musical Valjean. Valjean, esatto. Adesso ne parleremo un po', diciamo subito che già stasera alle 21.30 è la prima qui al Milano Off, quindi correte perché è un evento abbastanza interessante, è un nuovo musical ma che adesso andremo a illustrarvi. Allora intanto buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Lui è Fulvio Crivello. Fulvio, sì. Crivello. Allora, sei l'autore dei testi di Valjean. Sì, sono l'autore dei testi, sì. Allora, ci racconti di che cosa tratta Valjean. Sì, la narrazione. Jean Valjean, il famoso Jean Valjean, ma il suo Jean Valjean. Sì, il nostro Jean Valjean, nel senso che io stavo cercando un personaggio che potesse incarnare una redenzione. Cioè, qualche personaggio letterario che potesse trasferire l'idea che io avevo di un personaggio che si redime, che in qualche modo riesce a cambiare la propria vita con la propria forza. L'unico personaggio che poteva incarnare questo tipo di esigenza era Valjean da Les Misérables di Victor Hugo. Allora abbiamo usato questo personaggio per narrare questa idea che io avevo della redenzione. E quindi abbiamo estrapolato il personaggio Valjean da tutto il romanzo Les Misérables e l'abbiamo raccontato la sua storia, la storia dell'uomo Valjean, dimenticando un pochino gli altri personaggi, cioè quelli che si rapportano con lui, è chiaro che ci sono, ma tutti gli altri che gravitano solo attorno alla grande storia dei miserabili l'abbiamo accantonati per focalizzarci su Valjean. Per fare questo io volevo farlo raccontando tramite un musical e allora l'idea di chiedere a un compositore che fa musiche di darmi una mano, aiutarmi. Noi ci conoscevamo da tempo, gli ho chiesto un aiuto per comporre le musiche perché cercavamo una cosa che fosse molto molto vicina alla nostra sensibilità, alla nostra sensazione, quindi sicuramente le musiche dovevano essere originali. Allora, okay. Parliamo un attimo delle musiche quindi. Lui eccoci. È Sandro Cucquini, adesso vi racconto poi l'aneddoto. Che c'è un aneddoto quando lui mi ha chiamato, posso quale raccontarvelo? Certamente. Sarò brevissimo. Bisogna. Brevissimo. Allora, io avevo fatto un'opera musicale che era un obbrobrio, in cui ero one man show. Ti dico che sei già il secondo che oggi ci dice che c'era stata un'opera che era venuta male e poi l'hanno rifatta e venuta meglio, quindi deve essere proprio un modus operandi di chi... Aspetta, te lo racconto. Avevo fatto quest'opera in cui ero one man show, per cui facevo tutto, suonavo, cantavo, recitavo, cioè, però ci provavo quantomeno. Fatto sta che poi mi sono reso conto dopo la prima che forse avevo bisogno di un regista. E quindi, era il caso, diciamo. E quindi ho chiamato Fulvio e gli ho detto: Fulvio, ascolta, ho questa cosa qui, vorrei fartela vedere, c'ho il DVD, te lo lascio e così poi magari la prossima settimana ci sentiamo. E una settimana dopo lo chiamo. Allora, l'hai visto? E lui non mi ha neanche risposto. Mi ha detto: senti, vieni qua a casa che ti devo parlare di una cosa che voglio scrivere. E quindi da lì, insomma, la mia opera è rimasta là. E alcune cose servono come chiavi per il futuro. Ecco, esatto. La cosa interessante, appunto, che prima diceva ha fatto un one man show come spettacolo. In realtà, però, la dimensione di one o comunque di fai da te è rimasta ancora, perché so che ci tenevano a dire che non si sono potuti mettere in ghingheri per venire in televisione. Perché dove eravate fino a 10 minuti fa? Esatto, a montare le scene. Altrimenti erano qua giustamente però, in frac. Questo è lo spirito del Fringe, però, nel senso, cioè, devi riuscire a fare tutto. Almeno non sei più da solo, diciamo, hai trovato anche chi dà una mano. Esatto.
tutta la compagnia, non solo noi. Non solo allora, noi. Parliamo un attimo della delle vostra musiche. Compagnia. Ah, ok, delle musiche, sì. Musica. Le musiche, sì, sono state inedite, scritte appositamente. Il lavoro è durato all'incirca 4 anni, il lavoro di costruzione di Valjean. Abbiamo cercato di farlo... avendo un modus operandi simile a quello delle stesure dei musical anglosassoni, dove tutte le componenti dello staff, quindi dei creatori, diciamo così, del corpo creativo, lavora contemporaneamente alla realizzazione del musical, e quindi abbiamo lavorato insieme in contemporanea per musiche, luci, scenografie, regia, ed è stato, devo dire, cioè, molto interessante, grandioso, insomma, confrontarsi. Una tempesta di cervelli proprio, diciamo, in quel momento. Tempesta, no? Di cervelli, sì, più tempesta che cervelli, ma comunque... No, la cosa è anche curiosa, è questa, che abbiamo iniziato io e Sandro, in effetti, ma io a un certo punto mi sono inchiodato perché non riuscivo più ad andare avanti con la parte delle liriche, cioè i testi delle canzoni a un certo punto non riuscivo più a tirare fuori. In realtà non riuscivo più ad andare avanti perché le musiche erano troppo belle rispetto ai testi. Era un peccato rovinarle coi testi, no? Per quello. E allora ho avuto una scelta sola, chiamare un altro amico, il terzo amico, che è Fabrizio Rizzolo, che interpreterà Valjean, perché dopo questo incontro abbiamo deciso anni fa che sarebbe stato lui Valjean, perché lui era giusto per fare Valjean. L'ho chiamato, io avevo già lavorato con lui e gli ho detto: senti, io ho bisogno di una mano per scrivere, continuare a scrivere le liriche, cioè la parte dei testi. Vieni a dare una mano, io sapevo che lui aveva esperienza in questo senso, gli ho detto: senti, vieni a dare una mano perché io da solo non ce la faccio. Così si è unito Fabrizio, gli autori sono diventati 3, quindi musiche, testo e parte delle liriche, e liriche Fabrizio Rizzolo, e poi Fabrizio Rizzolo è diventato il Valjean. Infatti sarà lui in scena che vedrete stasera. Allora, chiariamo una cosa, è un vero e proprio musical? In questo momento probabilmente, sono 6 personaggi in scena che interpretano 29 personaggi, cioè 6 attori che interpretano 29 personaggi in scena, e la musica dal vivo. È comunque già costruito e fatto per ampliarsi, cioè fare 29 attori in scena. Al contrario, è nato come idea avere 21-22 interpreti. Ci siamo resi conto che non saremmo andati da nessuna parte e che questa narrazione qui era molto più interessante narrata in questo modo, perché c'è una grossissima curiosità e aspettativa dal punto di vista del pubblico, perché questo spettacolo si trasforma continuamente sia dal punto scenografico che dal punto di vista dei costumi, dei personaggi. Per cui la cosa curiosa di questo spettacolo è che tu non ti rendi conto che hai davanti solo 6 interpreti, perché per te sono comunque 29 personaggi che girano, e questa è una delle cose interessanti e curiose. Diciamo, sì, per me è uno dei punti di forza anche della necessità che si fa virtù. Sì. Diciamo una cosa della... Diciamo, già difficile riuscire a fare il calcetto a 5, fare una roba con 21 persone, e quindi è giusto, quando sono bravi si fa. Poi li trovi bravi che ti fanno ben 29 personaggi, appunto. Abbiamo citato la scena perché c'è un elemento scenico che si trasforma e aiuta a diventare scenografia, che è stata fatta da... Eleonora Rasetto, che è la realizzatrice delle scene, che sono però state ideate da Fulvio. Perfetto. No, ci tenevo a dire che quando abbiamo costruito il cast, non abbiamo fatto audizioni, siamo andati a prendere gli attori e le persone che conoscevamo, che secondo noi erano giusti per il ruolo, e tutti loro sono attori in primis, che cantano benissimo, però abbiamo scelto prima gli attori, abbiamo voluto evidenziare, diciamo, il lato scenico, quindi sì, attoriale, abbiamo creduto di più nel fatto che tenessero il personaggio fino in fondo e che sapessero ovviamente anche cantare. Io ho una curiosità, sai che... Col carretto. Io poi avevo una curiosità, però, perché le domande a quelle serie ve le fa Barbara, io sono più... La compagnia 9430, cos'è 9430? Cioè un regionale? È un regionale? Sì. No, per me è un treno regionale, no. No, non è un treno regionale, però ben pensarci. È il numero di maglia di Jean Valjean. È il numero di maglia. Se giocasse a calcetto sarebbe 9430. Di fatto è il suo numero da carcerato. Quindi è il primo numero che gli viene assegnato quando lui entra in prigione.
e quando l'ispettore Javert, che continuerà a perseguitarlo, a seguirlo per cercare di capire se lui è o non è una persona dritta, gli dice: tu sei solo un numero, tu non conti niente, tu sei solo 9430, non esiste nient'altro che il numero. E da lì si svilupperà poi tutto, e la cosa interessante poi come Javert si rapporterà poi in seguito con Valjean. Quindi parliamo proprio della compagnia, che si chiama appunto Compagnia 9430, è nata appunto per questo spettacolo, sostanzialmente. Sì, come dicevamo, i casting li abbiamo fatti, siamo andati a cercare le persone, diciamo meglio, adatte per questo, ed è nata questa compagnia per questo che spettacolo. Che voi siete freelance, fondamentalmente lavorate ognuno per... Sì, noi siamo professionisti che lavorano nel proprio ambito, dove capita, dove si riesce. Lo spettacolo è in scena, diciamo, nel 2013, ok, e nel 2013 questo spettacolo è stato candidato per il Music Award. Voglio dire, è un'operazione originale, assolutamente di grande pregio. Abbiamo avuto delle recensioni importanti. Uno dei momenti che tutti noi ricordiamo, a parte la tournée nelle carceri, di cui magari forse dopo sarebbe interessante parlarne, uno dei momenti che tutti noi ricordiamo con più emozione e commozione è stato vedere Giorgio Faletti in prima fila, purtroppo poco prima che ci lasciasse, venire a vedere Valjean e innamorarsi di questo spettacolo, citarlo nelle sue interviste al Corriere della Sera, e questo ci tenevamo a ricordarlo, insomma. Assolutamente, ricordiamo però un po' meglio, perché la vostra, diciamo, ce l'hai anticipato, è un pretesto, no? Narrare di questa storia, e in realtà è uno spettacolo che pensa alla società e ai suoi angoli più in ombra. E quindi a spese vostre, mi dicevate, fuori onda, che l'avete portato in parecchi istituti di detenzione. Abbiamo fatto un piccolo tour negli istituti di pena, siamo stati proprio qui a Milano, sia a Opera che a San Vittore, poi siamo stati al carcere di Brescia, al carcere di Bergamo, al carcere di Trento e al carcere minorile di Torino, il Ferrante Porti. Sì. Proprio per il fatto che comunque è un referente positivo per le persone, sì. Per sono stati tutti momenti di crescita, soprattutto per noi, ancora prima che per i detenuti. Il vostro sogno, tra parentesi, è quello di arrivare al Festival di Avignone. Uno dei tanti sogni. Che ricordiamo, Fabio. No, facciamolo, anche un appello, sappiamo che insomma il Fringe Milano è gemellato col Fringe di Avignone, c'è modo per mandarle a quel paese, questi due li possiamo mandare ad Avignone, quindi venite a vedere gli spettacoli, votate, perché si può votare anche, quindi potete votare, e chissà che meccanismo semplice, arrivate, vedete lo spettacolo, votate e basta, vincolo, cioè più gente va a vedere lo spettacolo, più gente, no, poi ci sono anche la giuria e tutto, di qualità, cioè è un po' come Sanremo, cioè la demoscopica, il 50% dei voti vale, no, comunque semplicissimo in realtà, andate a vedere lo spettacolo, votate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto votatelo lo stesso, perché hanno bisogno di essere incoraggiati ad andare veramente lontano, e appunto uno dei premi in palio qui al Fringe di Milano è proprio quello di andare a portare il proprio spettacolo ad Avignone, e ricordiamo Avignone, uno dei più importanti Fringe nel mondo, uno dei più grandi, sta per superare anche il madre Fringe, quello di Edimburgo, c'è qualcosa veramente di pazzesco, e quindi insomma perché no pensare, poi il nome va già bene, cioè già francese, ci siamo portati avanti, quindi riescono a dirlo bene loro. Mi dicevi che è stato pensato per il Palcorf questo spettacolo. Questo spettacolo è nato come dicevamo proprio per la sua caratteristica di lavorare solo con sei interpreti, avere solo un pianoforte con le musiche eseguite dal vivo dal maestro Cucuini, quindi è nato per essere inserito nei circuiti off, sul modello di Off-Broadway, quella è l'idea che ci ha guidato nella costruzione dello spettacolo. Tra l'altro lo spettacolo è già stato tradotto anche in inglese e in francese, quindi è pronto per l'esportazione, quello non è un problema, potrebbe essere fatto ovunque, quindi il problema non esiste. Il problema è trovare qualcuno che in qualche modo possa innamorarsi di questa idea, di questo progetto. Valjean ha fatto innamorare tante persone, perché è uno spettacolo che tocca, arriva sicuramente a chiunque.
Voi avete già partecipato agli speed date? Brava, stavo per chiederglielo proprio questo. Avete già fatto lo speed date qui? Abbiamo appuntamento domani mattina per lo speed domani date. Domani mattina, lo dico, l'ultimo seggiolino qui è proprio la direttrice del Festival d'Avignone. Quindi, no, insomma, dai, potrebbe essere interessante. Domani vestiti bene però, Spieghiamo un po'. Dipende anche... cosa dobbiamo smontare. Spieghiamo a loro, ma anche al nostro pubblico, cosa sono è gli speed uno speed date. È una delle cose più interessanti dei vari Milano Off, perché fin dalla prima edizione che abbiamo seguito ci sono stati. Sono degli incontri, dei veri e propri incontri, dove cercare di far innamorare i vari teatri, le varie situazioni in cui si possono esporre i vari spettacoli del vostro spettacolo, o meglio dei spettacoli che appunto gli artisti portano qui all'off. Fanno 5 minuti, se non ricordo male, a testa, dopodiché si passa al teatro successivo. C'erano, se non ricordo male, questa mattina 9-12 teatri all'incirca qui ad ascoltare e a farsi corteggiare. Sì, esatto. Corteggiare, no, dalle varie compagnie. Il progetto, 5 minuti, dovete far innamorare di voi. Come dire, ecco, questo è quello che, prendeteci sostanzialmente, perché uno dei problemi in questo momento è proprio sia la produzione ma anche la distribuzione. Voi quante difficoltà avete incontrato durante il percorso, perché ormai sono tanti anni, qual è secondo voi il meccanismo che non funziona italiano, quali sono secondo voi le pecche che uno spettacolo così originale stava per vincere il Music Award, quindi voglio dire, di pregio sicuramente lo è, e cos'è che non ingrana? È difficile dire, anche per noi è complicato, infatti stiamo vagliando varie situazioni proprio per capire quale può essere il giusto canale per Valjean, perché sicuramente Valjean non è uno spettacolo da 2000 posti, perché non può tenere quel tipo di pubblico, ma 500 posti, 400-500 posti, spettatori li tiene. Il problema è capire che per chi investe sullo spettacolo, Valjean può essere vincente. Il problema è che spaventa un po', perché siccome è un musical che parte con un'idea un pochino più complicata da accettare, perché obiettivamente spettacoli di più facile consumazione sicuramente danno maggiore garanzia per un eventuale investitore, Valjean richiede un piccolo lavoro in più per poterlo presentare, cioè ha bisogno di una presentazione un pochino più accurata. Però abbiamo un passaparola enorme, cioè il problema di Valjean è che non vengono meno all'inizio, perché ritengono che un titolo così sia complesso, pesante, invece no, è divertente, emozionante, però le persone che vengono a vederlo poi portano gli amici, i conoscenti e tornano a vederlo. Le mie persone che se la terza volta sono che più vengono... Piemontesilo, è come la bagna cauda, cioè quando la vedi ti fa un paura, ma poi quando la assaggi non puoi farne meno, cioè è così, no? È così, giusto? Sì, nel nostro caso, come diceva appunto Fulvio... Anzi, vi lascio anche l'audio buono, nel vostro caso, il vostro spettacolo. Nel nostro caso il problema è stato proprio quello, la mancanza di un circuito ad hoc per gli spettacoli come il nostro, da 500 posti, da 400, 600... servirebbe e quindi... forse un'agenzia teatrale nazionale? Ad esempio, quello è stato un motivo. Infatti noi in poco più di due anni, abbiamo fatto più di 60 date... 71 solamente con il passaparola. Sono tante, chi non si rende conto, sono tantissime. Sono tantissime, sono tantissime. Sono tantissime. Siamo stati alla Mezzia Terme, siamo stati al Puccini di Firenze, siamo stati a Giulita Pasta di Saronno, insomma anche teatri importanti, ma anche teatri off. Abbiamo fatto Alessandria, che era quello che lascia un po' perplessi è appunto questo discorso che dicevi, appunto, cioè i musical stanno avendo un grande successo sicuramente, sì, però un tipo di musical, cioè sì, quel musical che ti riempie i grossi teatri, quel musical magari preso anche dal film o dal musical che c'era prima, quindi rifatto, riadattato, l'originalità è magari la un po' più ristretta, cioè un po' più per un gruppo di nicchia, adesso viene fuori molto molto difficilmente. Ci terrei proprio a questo proposito a fare un appello. Ritengo di poter dire che l'Italia in questo momento culturalmente sia in difficoltà, perché non ci sono investimenti per nuove produzioni, soprattutto nell'ambito musical. Si scrive troppo poco, non ci sono compositori per musical, si affidano le composizioni per le operazioni teatrali a nomi che però con il teatro c'entrano poco. Purtroppo il musical è teatro musicale, quindi la stesura, la costruzione di tutto l'impianto scenico è figlia di una lettura musicale appropriata. Il musical ha un linguaggio musicale suo proprio,
e che non può essere affidato a chi di musica insomma si occupa in altri ambiti. Quindi il mio appello è ricominciamo a scrivere in Italia. Ai conservatori non preparano in questo senso? Che io sappia, probabilmente adesso stanno nascendo dei corsi specifici, ma che io sappia, per quanto ne possa sapere io, no, non ci sono. No, mi sembra anche di vedere. Sarebbe da pensare. Ma magari sì. Ma magari attrezzare meglio. Anzi, mi sembra da vedere in realtà che c'è una grande dispendio tra le varie scuole così sulla parte attorale musical, cioè di creare attori per il musical. Anche lì poi discutiamone su come vengono creati questi cantanti dagli attori, insomma. Così. In Italia c'è molto. Oppure c'è andare a pescare i vari cantanti meno famosi e buttare nei musical. È sempre gli quando stessi invece soggetti. Servirebbe proprio una scuola di musical. Il problema cioè, tutt'altro. Di scuole di musical ce ne sono tante, tantissime. Alcune. Esatto, proprio per performer, appunto, non per chi. Sì. Come se le scuole di musica insegnassero solo a cantare e non a suonare, verrebbe da dire. Ma cioè. No, in realtà c'è molta. Probabilmente in Italia troppa attenzione al lato canoro, quindi c'è troppa attenzione alla voce e quindi a quello che è l'emissione, ma c'è. A mio avviso c'è poca attenzione alla parte attoriale. Viene da dire, non è forse anche perché quasi tutti i musical famosi d'Italia hanno dentro canzoni famose, cioè vengono ancora visti così, cioè è qua, quella è la canzone di quel musical lì, allora io ho bisogno della cantante o del cantante che canti bene quella canzone lì, perché tutti per un'ora e passa di spettacolo ci aspettano quell'istante lì, poi alla fine no? In realtà invece il musical anglosassone ha un impianto musicale completamente diverso, ma non è solo un impianto musicale, è un impianto scenico musicale o registico musicale. A questo proposito volevo dire una cosa che riguarda gli spettatori, nel senso che noi parliamo da tecnici, persone che lo costruiscono, però per chi lo guarda la differenza fondamentale è che se tu stai 2 ore in teatro e aspetti una canzone, la canzone dura 3 minuti, il restante 160, 200, 120 minuti meno 3, sei un po' lì che aspetti. Il vantaggio di questi spettacoli è che non aspetti niente, vivi sempre, continuamente un'emozione, continua. Perché la musica ti accompagna a provare emozioni continuamente. E questo è importante secondo me per il pubblico, perché al di là del fatto che la presentazione possa essere un po' pomposa, Valjean, chi sei, miserabile, Victor Hugo, ma alla fine quello che vai a provare sono emozioni molto più forti che a vedere. Vabbè, possiamo fare anche un appello agli spettatori di dire basta ascoltare quello che avete già ascoltato. Cioè lasciate l'algoritmo, diciamo, nel senso basta fidarsi di quello che vi suggerisce. Il nuovo è bello. Dico, cioè, andate a vedere quello che non sapete cos'è. Assolutamente che sì. Il più delle volte vi stupisce e vi affascina. Pregio, il grande pregio del Milano Off è questo proporre una varietà molto ampia, con anche un gusto molto ampio. Cioè, purtroppo per come vanno le cose, Milano ha il suo stampino e a Milano si fanno quelle cose e così via in tutte le città d'Italia. Invece la cosa incredibile è quando poi uno spettatore che è abituato a vedere un cliché, diciamo, del cittadino, poi si accorge che ci sono tantissimi altri aspetti e punti di vista. Quindi il grande pregio di questo tipo di festival è quello di mischiare le carte e quindi anche cercare contaminazione, quindi anche un appello ai teatri a contaminarsi un po'. Va bene Fabio, allora a questo punto ricordiamo gli appuntamenti. Aspetta che eccolo qua. Allora l'appuntamento è qui alla Fabbrica del Vapore, al Sound Off Space, che è su al primo piano qui in fondo. Voi entrate nella Fabbrica del Vapore, ve la fate tutta quanta che è bellissima, arrivate in fondo, su al primo piano c'è lo spazio dove si esibiscono i musical del Fringe Festival Milano Off. Valjean della compagnia 9430, un musical appunto come dicevo, che va in scena questa sera alle 21.30, poi giovedì alle 17.15 e sabato alle 21.30. Ve lo consiglio veramente vivamente perché prima di andare al piano di sopra passate alla biglietteria che è a pian terreno, mi raccomando, che è giusto. Vale la pena. Cioè, sì, sì. Spieghiamo una cosa quest'anno del meccanismo. Sì, no, lo spiego domani perché devo ancora ben capirla meglio. Va bene, allora però niente, sì, ce no, la nel teniamo. Senso che è molto interessante anche il meccanismo con cui
con cui rimane in piedi, diciamo, la struttura del Fringe Festival Milano Off, è stato rivisto un po', soprattutto è stato rivisto come dare i soldi agli artisti, sì. Perché ricordiamolo sempre, cioè basta questa cosa che teatro è, però devo pagarlo poco, devo andare, allora in realtà costa quasi niente, perché 10-12 euro, visto 15 euro quando proprio vi chiedono tanti soldi. Ed è importante questa cosa, perché sempre di più si pensa che qualcun altro vi deve pagare per andare a vedere spettacoli, invece no, tira fuori da ne, va, paga e vai a vederti lo spettacolo, perché veramente ce n'è bisogno. Perché è libertà. È libertà e poi soprattutto è forza per chi dall'altra parte sul palco, esatto, vede la risposta, quindi può andare avanti, può impegnarsi a quello e può lasciare il suo lavoro da carpentiere o da idraulico, come fanno molti che poi devono saltare da una roba all'altra, no? Quindi giustamente. Oh, e poi dall'Italia manderemo ad Avignone un bel musical. Infatti. Un bel colpo mandare ad Avignone un musical italiano, sarebbe davvero, davvero non male, un bel non colpo. Male. Poi tanto comunque l'ha già pronto anche in francese, no? Dicevi, quindi. Oh, quindi siamo attrezzati. Allora ringraziamo tantissimo Fulvio Crivello e Sandro Cucuini. Grazie a voi per l'ospitalità, grazie mille. Grazie molte. Grazie mille. Noi allora vi ricordo questa sera alle 21.30, questa sera alle 21.30 proprio qua allo spazio dei musical. Barbara, io ti ringrazio tantissimo, noi grazie ci si vede te, nei Fabio. Prossimi giorni, noi siamo comunque in diretta anche domani mattina, sempre qui dalla Fabbrica del Vapore, grazie mille, buona serata, venite alla Fabbrica del Vapore anche la sera, perché qui c'è il Villaggio Off, si può entrare, conoscere gli artisti, c'è anche la birra, c'è di tutto, cioè, quindi venite a vivervi il festival, il Fringe Festival Milano Off. Grazie mille davvero, grazie Barbara, grazie ai nostri ospiti. Grazie. Ci si vede questa sera qui al piano di sopra. Va bene, grazie mille, arrivederci e a presto. Grazie.